Appuntamento con la coscienza, quarto appuntamento mondiale, Giovani della Pace. Questo è il titolo del raduno dell'appuntamento mondiale proprio che si svolgerà a Napoli sabato 4 ottobre 2014 alle ore 16. Organizzato dal SERMIC, Servizio Missionario Giovani, siamo proprio con anche la diocesi di Teramo Atri parteciperà e quindi siamo con il referente del SERMIC della diocesi di Teramo Atri che ci racconta come si organizza la diocesi. Io sono Alessandra e stiamo organizzando già con il nostro gruppo del SERMIC qui a Teramo vari incontri. Avremo il piacere di invitare tutti il 18 a San Nicolò per un appuntamento di preparazione e poi chiunque voglia unirsi a noi può inviarci una mail farlo sapere anche attraverso la Aldo, per organizzare i pullman e andare poi il 4 ottobre a questo appuntamento mondiale dei Giovani della Pace, che credo che sarà un appuntamento davvero per risvegliare le coscienze di tutti i giovani. Sì, i riferimenti li manderemo magari in sotto con questo video. Siamo con uno dei pezzi grossi dell'organizzazione, come lo possiamo chiamare? È un ragazzone altissimo, è talmente alto. Come ti chiami? Giovanni. E tu in che film? Non hai un accento nostrano, quindi a che titolo sei qui da noi? Io sono di Torino, faccio parte della Fraternità della Speranza del SERMIC di Torino. Fraternità della Speranza, Arsenale della Pace, con i suoi amici rivolge un appello alla coscienza dell'umanità. Cosa significa? Spiegaci. Noi il 4 ottobre saremo appunto, come diceva Alessandra, in Piazza del Plebiscito e alle ore 16 perché rivolgeremo un appello alla coscienza appunto. Saremo ragazzi e non sarà un incontro dove gli adulti parleranno ai ragazzi, i potenti parleranno ai ragazzi, ma saranno appunto giovani che con il loro silenzio e con la loro testimonianza porteranno il loro contributo per dire che il mondo si può cambiare, ma partendo dalla nostra coscienza. Partire dalla nostra coscienza, un invito che rivolgiamo quindi a tutti quanti i ragazzi della diocesi, giovani della diocesi di Teramo Atri. Ci aspettiamo una nutrita partecipazione, spieghiamo magari che cosa devono fare, come si devono preparare prima di partire. Prima cosa andare su internet, andare sul sito del SERMIG. Se andate sul sito del SERMIG c'è un portale con scritto Mondiale dei Giovani. Lì ci sono dei contenuti appunto sulla coscienza. Questo non vogliamo essere in piazza per urlare, per fare degli annunci, ma veramente per cambiare. Per cui è un percorso per partire dalla coscienza e poi fare qualcosa di concreto nella nostra realtà, nella nostra vita. Sì, ci sarà qualche momento magari per conoscere un pochino anche Napoli? Assolutamente sì, prima dell'incontro ci saranno proprio delle marce di avvicinamento alla piazza, a Piazza del Plebiscito, dove appunto ci sarà anche occasione di scoprire un po' la città con i suoi monumenti, con le sue bellezze anche. Possiamo chiedere come mai è stata scelta Napoli per il quarto appuntamento? Ma ci è stato richiesto in maniera forte da un gruppo di ragazzi, un gruppo di giovani che senza mezzi sta organizzando questo incontro da decine di migliaia di persone. E poi anche perché da Napoli è veramente una città che è credibile per fare questo annuncio, dove la coscienza può veramente avere la sua dimora, la sua sede. Sì, da Torino ricordiamo che l'adesione della diocesi è in ricordo di Giorgio La Pira, non a caso forse il sindaco di una città che ha riscoperto le periferie. Sì, un grande amico di Ernesto Rivero, che è appunto il nostro fondatore, e ha voluto ricordare in questo grande incontro il nome di questa persona a cui siamo debitori, a cui se il SERMIC è qualcosa è anche grazie a questa persona che ha fatto scoprire Isaia, che ha fatto scoprire la forza che c'è nella Bibbia al nostro fondatore. Un ringraziamento a te e un ringraziamento anche al referente per la diocesi di Teramo Atri, grazie. Grazie a te. Grazie a voi.